Vediamo se quest'anno confermano proprio questa crescita per quanto visto finora in stagione. Direi di sì, ma vediamo. E anche dall'allenamento di stamattina. Esatto. Vediamoli però all'opera quando il momento è quello che conta. To refine the purest of kings. And even though I know this fire brings me pain, even so, and just the same. Confermano la crescita, direi. Bravi davvero Vanessa James e Morgan Sipre. Mi sono piaciuti molto. Sì, un bel programma, anche adatto, anche in questo caso è un altro stile rispetto agli ultimi due che abbiamo visti. Siamo tornati un po' più sullo stile Markei Otarek, più coinvolgente, più dinamico. Bello. Sì, sì, sì. Poi gli elementi sono riusciti, a avere tutti i livelli 4, a parte nel triplo twist iniziale che hanno ricevuto solo un livello 2. Triplo salto parallelo riuscito. E, buon programma, belli sicuri. Erano un pochino, forse con la paura, un po' il freno a mano era tirato secondo me. Li ho già visti molto più sciolti. Molto più, però per carità, se proprio dobbiamo trovare, no, assolutamente, anche perché secondo me ci sono alcuni atleti che vogliono sapere cosa fanno le coppie concorrenti e alcuni che invece non vogliono proprio saperlo. Se era il caso di loro che hanno saputo che la coppia prima di loro sono caduti, hanno fatto diversi errori, la pressione può salire o ti può dare questa carica in più per riuscire meglio. Però è una questione personale anche quella.
c'era Katarina Witt che ai tempi diceva sempre, grande campionessa, che lei voleva assolutamente vedere e preferiva che la sua diretta concorrente patinasse prima, perché voleva fare meglio di lei e allora voleva vedere quello che eseguiva per poter fare meglio. Però non tutti hanno questo carattere. Abbiamo visto prima Cogliada che si era tappato le orecchie nel campo maschile, ma non è servito comunque. Perciò, invece, se volete saperlo, ve lo dico dopo, non lo so, Xenia stamattina non precisina, diciamo. Xenia Stolbova, esatto, li ha fatti. Che... però la vedo, mi piace molto come coppia e belli decisi. Come abbiamo detto, l'importante è fare al momento giusto. E loro caratterialmente mi sembrano pronti per questo. Soddisfatto il clan dei francesi. Si allenano in Florida ormai dalla scorsa estate, ma pattinano insieme già dal 2010. Si parlava di coppie che pattinano insieme da tanti anni. Loro decisamente da tantissimi. Lei non me la ricordo, ma lui mi ricordo che faceva il singolo.